Tutto è durato un paio di minuti. Sono le 3 di notte del giorno di Ferragosto quando alcuni malviventi, non particolarmente abili a giudicare delle loro movenze, riescono a fare irruzione all'interno dell'edicola tabaccheria Mille Colori di Loro Ciuffin. Prima si sbarazzano della saracinesca, poi riescono a sfondare la porta e a entrare all'interno. Le immagini che vedete sono quelle riprese dalla telecamera di sorveglianza, diffuse poi su Facebook dai proprietari per cercare di risalire i ladri. Mentre si intravede una figura all'esterno fare il palo, un'altra persona cerca di arraffare più pacchetti di sigarette possibili. In pochi secondi il negozio viene messo sotto sopra prima della fuga. Più che il bottino, sono soprattutto i danni ad aver lasciato il segno, tra tutto circa 15.000 euro. La sequenza del furto ha fatto il giro di molte bacheche Facebook nella speranza che, seppure con il volto coperto, tutto questo possa servire all'identificazione dei malviventi.